Buongiorno, buongiorno e buon mercoledì 9 febbraio. Questa sera si gioca Milan-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia. La vincente affronterà nelle due partite di semifinale dei primi di marzo e di aprile l'Inter che ha battuto ieri sera 2-0 la Roma. Prima di parlare di Coppa Italia, di formazione, di impressioni, di sensazioni, lasciatemi andare lontano da Milano e parlare di un giocatore del Milan che gioca lontano da Milano. Parlo del 22enne, in questo momento 21, la prossima estate ne avrà 22. Parlo di Yassine Adli. Perché parlo di Yassine Adli e inizio questa giornata che deve essere focalizzata sulla partita del Milan con la Lazio? Perché ho buone notizie. Vi dico sempre, attivate la campanella, perché attivando la campanella ci sono le notifiche e buone notizie. Io mi auguro di portare per i tifosi rossoneri, che mi auguro che si iscrivano sempre più numerosi al mio canale YouTube e spero che mettano tanti like a questo video. Ma sono sicuro perché la notizia è gratificante, è promettente, è prospettica. Il signore Yassine Adli, non dobbiamo dimenticarlo, gioca nel Bordeaux. Purtroppo per una squadra di tradizione, il Girondins de Bordeaux, è un club che quest'anno veramente va male. Per questioni economiche, dicono in Francia, l'allenatore Petkovic, che noi ricordiamo nella Lazio, proprio nella Lazio e poi nella nazionale, e a guidare la nazionale svizzera, si è dimesso qualche giorno fa. La situazione del Bordeaux è veramente difficile, non usiamo degli aggettivoni, difficile. Ebbene, in questa squadra che domenica scorsa purtroppo per il Bordeaux ha preso 5 gol con Ekitike, il giocatore che tanto seguiamo in grande spolvero, ha realizzato 2 gol, uno su rigore e uno su azione. Ebbene, il signor Yassine Adli è diventato capitano di questa squadra. È il giocatore che ancora lotta per questa squadra. È diventato il simbolo di questa squadra. Cosa significa? Significa che hanno visto lui un giocatore carismatico, un giocatore trascinante, un giocatore che sta dando tutto in una situazione complicatissima nel Bordeaux. È stato fatto capitano, è stato eletto capitano. Lo hanno voluto forse i compagni. Lui potrebbe avere nessuno stimolo, è già del Milan. Viene in un grande club, in un top club. Eppure non demorde, è lì a lottare, fiero, orgoglioso per il suo Bordeaux, per i suoi colori. Questo vuol dire tanto, vuol dire che il Milan prende un eccellente giocatore, vediamo se poi diventerà addirittura un campione, stiamo coi piedi per terra, però prende già un campione di testa, prende già un campione di cuore. E io volevo gratificarvi di questa notizia. E volevo trasmettervi queste sensazioni positive riguardo a Yassine, scusate, Adli. Quindi il Milan prende un grande giocatore, un grande cuore, un giocatore che darà tutto per il Milan, perché sta dando tutto, ripeto, nonostante potesse non avere gli stimoli giusti, lui viene già in una grande squadra. Yassine Adli, oltre che essere un giocatore molto intelligente, molto tecnico, il Milan prende un grande uomo, una grande professionista. Volevo dirvelo perché adesso parleremo di Milan-Lazio, della formazione, però intanto il Milan il prossimo anno sembra che abbia scelto un grande giocatore. E passiamo, come detto, passiamo a Milan-Lazio. La formazione che affronterà la temibile squadra di Sarri, che adesso si è messa a giocare magari in maniera un po' meno sarriana, ma un pochino più pragmatica, esaltando il contropiede di un giocatore formidabile, formidabile cannoniere come Immobile. È una squadra che trova Milinkovic-Savic in condizione splendida, è una squadra dalle grandi individualità e dal buon assetto, visto l'ultima eclatante vittoria. Ma il Milan sta bene di testa, non sta ancora, signori, non nascondiamocelo, non sta ancora benissimo come qualche mese fa. Non è brillante il Milan in questa fase, indipendentemente dalla gioia della vittoria, ma noi siamo intelligenti, l'umiltà e l'intelligenza sono molto simili.
Dobbiamo appunto, il Milan giocherà con l'umiltà e l'intelligenza, sapendo di non essere al massimo della condizione, perché al massimo della condizione non sono ancora, non è ancora qualche giocatore che è appena rientrato, perché manca un pochettino, ripeto, di quell'intensità e quella velocità di gioco. Ma è un Milan che sa supplire a queste carenze in questo momento, carenze momentanee, ma ci sono sempre gli up and down, yin e yang, in una stagione. Ebbene, con tutti i problemi sul piano dell'intensità, della brillantezza, ecco, la parola brillantezza è il sostantivo giusto. È un Milan che mette spirito di sacrificio, che mette sempre cuore nelle partite, gli manca un po' di brillantezza. Brillantezza che potrebbe anche essere una brillantezza mentale, che potrebbe essere stata ben lucidata la brillantezza, scusate il gioco di parole, dopo la vittoria nel derby. Vittoria importante contro una squadra che ha dimostrato di stare benissimo, perché ha battuto bene la Roma. Il Milan ha saputo approfittare di un calo nel secondo tempo dell'Inter per mordere, perché il Milan è sempre attaccato al risultato. Ebbene, contro questa Lazio, il Milan però vuole vincere, vuole regalarsi ancora due derby, vuole continuare in questa manifestazione. Non sarà facile, non sarà facile, ma Stefano Pioli ha già pronto delle soluzioni anche in panchina. Perché il signor Tomori, da quello che mi hanno detto, oggi ha effettuato un allenamento molto probante. Un allenamento che non lo porterà a giocare dal primo minuto, ma sì, mi hanno detto, si è incominciato a rivedere il vero Tomori. Ci sarà certamente spazio per lui, come per Rebic, giocatore che sta cercando di ritrovare la condizione. Ancora a parte Zlatan Ibrahimovic. O meglio, più che a parte, ancora con le sue cure nella palazzina di Milanello, non è ancora uscito. Voglio parlare, prima di parlare degli undici, anche dire qualcosa di Lazetic. C'è, come per tutti i ragazzi appena comprati, una grande curiosità, si spera sempre di vederlo in campo. Attenzione, Lazetic è ancora indietro proprio sul piano della condizione fisica. C'è un motivo. C'era la pausa quando il Milan l'ha acquistato, la formazione della Stella Rossa si era allenata in Turchia, là aveva optato per la preparazione per il ritorno in campionato. Il giocatore dunque certo si allenava, ma ha bisogno di, diciamo, unire la preparazione fisica, tante corse sulla pista di sabbia, sulla pista di Milanello, insieme ovviamente agli allenamenti con i compagni. Quindi, indipendentemente dal fatto che è un ragazzo molto giovane, c'è molta curiosità, è un ragazzo che piace molto a Pioli, perché è curioso, chiede, un ragazzo, come ho detto, per quello che riguarda anche Adli, anche per Lazetic, il Milan ha preso anche un ragazzo intelligente, non solo un prospetto di grande giocatore. Ecco, per quello che riguarda Lazetic, adesso non è ancora al massimo della condizione, non so se e quando Pioli gli regalerà uno spazio nel Milan, in questo Milan, nel Milan delle prossime settimane. Anche perché adesso c'è Rebic, poi torna Ibrahimovic, il giocatore verrà presentato in campo al pubblico quando sarà in grado di essere competitivo. Ma veniamo ai giocatori che questa sera sfideranno la Lazio. In porta Maignan, Mike Maignan il portiere, non c'è rotazione. A destra giocherà Calabria, perché i terzini contro la Sampdoria saranno due, quindi Florenzi va tutelato. A sinistra Teo Hernandez ha preso una giornata di squalifica, e come ci aspettavamo, con Kalulu e Romagnoli pronto a entrare, come detto, potrebbe essere Tomori. Che sì, che ha bisogno di ritornare, il vero che sì, non sappiamo se per questione tattica o per questione fisica, non è entrato pienamente nel derby, lui che il derby l'ha sempre sentito suo come le grandi partite, insieme a Tonali. Tonali, che appunto è il leader della squadra in questo momento del centrocampo.
A destra Messias. Selemaker è un giocatore in questo momento che sta offrendo il solito contributo di corsa, di combattività, è un giocatore pugnace, ma in questo momento forse ha bisogno di rifiatare per migliorare proprio sul piano della brillantezza. Abbiamo parlato a lungo di brillantezza della squadra anche per Selemaker. Quindi ecco Messias con al centro Diaz, che vogliamo vedere riconfermare dal primo minuto la bellissima prestazione che ci ha regalato nel derby. A sinistra Leao, che nelle ultime settimane sta un po' rifiatando, non è al massimo della condizione, ce ne siamo accorti, ma solo giocando la può ritrovare. E davanti invece Giroud, galvanizzato dalla doppietta nel derby. Un Giroud che comunque deve essere assistito. E attenzione, Giroud non ha scuse, perché a sinistra ci sono gli strappi di Leao. A destra Messias, altro giocatore che deve trovare la bella gamba. Diaz, che invece l'ha trovata in posizione centrale, quindi ha tante possibilità di ricevere palloni dagli stessi inserimenti di Tonali e di Kessié. Quindi Giroud dovrebbe essere messo nella condizione ideale per giocare una grande partita. Quindi questa sarà la formazione che affronterà la Lazio, una sfida che deve regalare, come ho detto, la semifinale contro l'Inter. Poi, domani dopo la partita o dopodomani, ci sono ancora dei piccoli dettagli, ma è presumibile che ci sia la firma di Theo Hernandez. Manca ancora qualche dettaglio, qualche virgola da sistemare, e poi Theo Hernandez firmerà un bel contratto lungo che lo legherà ancora per qualche stagione al Milan. Ed è un'altra bella notizia sul piano societario di questa società che, non dimentichiamo, ci ha regalato nell'ultimo sessione di mercato, non quella di gennaio, quella che conta, non quella di riparazione, quella che conta, un Maignan strepitoso, un Tonali superbo, un Tomori sempre più avviato a essere un difensore centrale che può firmare la storia del Milan, un Giroud che ha con la sua doppietta regalato un derby importante per il futuro del Milan. Quindi ripeto ancora una volta, ho detto solo superbo, ma dico di più, un leader vero come Tonali. Quindi un mercato molto positivo. Ma d'altra parte sono d'accordo tutti quelli che sono intorno a me sul carro dei vincitori arrivati, che qualche settimana fa mi prendevano in giro: mercato sontuoso, ma dai, figurati. Ecco, ora sono sul mio carro, perché il mercato con Maignan, con Tomori, con Tonali, con Giroud è stato un mercato, sì signori, sontuoso. E il prossimo anno arriva un grande ragazzo, Adli.